il più grande incasso è quella che ti dice appunto sono stata bene per un'ora e mezzo. Qual è una donna che ti può dire sono stata bene per un'ora e mezzo? Se non guardando un film, almeno nel mio caso, poi nel caso invece degli altri, il video se qualcuno dice sono stata bene per un'ora e mezzo. Almeno quello dell'anno scorso, l'incasso? 23, perché voi sapete perfettamente che l'incasso Cinetel bisogna poi aumentare di un 10%, per cui, ed è l'incasso SIA. L'incasso SIA era di 22 milioni e mezzo. 23. E invece il Cinetel era di 20, insomma. 23. Barbara. E riagganciandomi a quello che diceva Leonardo, per me è un privilegio lavorare anche in questa commedia, perché è un modo anche per farsi amare dal pubblico femminile, perché quando si fa una commedia la gente che incontri per strada, il pubblico si affeziona a te, perché in qualche modo l'hai fatta anche sorridere anche per un solo secondo, perché nel mio caso in questo personaggio è anche diverso dalle altre donne degli altri film, questa è anche più madre, quindi abbiamo cercato anche di dargli un colore più vero, per quanto fosse un personaggio folle che sceglie quel pazzo di viaggio come uomo a posto di questo meraviglioso signore. Devo fare il terzo film, quindi capitemi. Io invece ho una domanda da fare a voi: ma si capisce che i coltelli me li tirano veramente? Non si capisce, capito? Perché quando sono arrivati sul set io ero sicura che ci fosse una controfigura, cioè non ho mai pensato neanche per un secondo di mettermi tra le righe e farmi tirare dei coltelli in faccia. Questo signore è arrivato tranquillo, dice: sei pronta? No, no, me li tirava un professionista, quello non se ne accorgeva. Lui ha lavorato con una tigre vera. Ma scusa, fai raccontare a Biagio la scena della tigre, quando la tigre gli ha dato una zampata. Biagio è diventato bianco e ha perso la voce. Devo dire che ho scoperto che Biagio è come me un tipo abbastanza pauroso. Una delle prime scene l'ho portato a 50 metri lì sospesi, perché poi il cinema non riesce mai a far capire la distanza, la vera distanza, ma eravamo a 50 metri, che pensa? Ecco, così, con una seggiolina sospesi, capito? Sospesi nel vuoto, perché si sono inventati questo Dinner in the Sky, che è mangia nel cielo, io l'avevo visto, ho detto inseriamolo nel film divertente, capito? Per cui lui che ha detto, sai, io non mi butto da 3 metri perché ho paura, l'ho preso, ho detto, ma dove ci vuole? Che cosa? Perché gli avevo fatto anche vedere una fotografia, ma non aveva capito, capito? È bello perché stava al telefono con la moglie, mentre saliva, diceva, pronti, ora sono a 25 metri, non so quello che succederà a bambini, come sta? Passa ma a bambini, passa a bambini, molto, capito? Core mamma. E poi abbiamo anche avuto a un certo punto un piccolo colpo di vento a ritelefonare, e il vento, sta venendo il vento, hai capito? Sta venendo a bambini, passami i bambini, hai capito? Ha parlato con te. Guarda chi si è aperta la cinta. si è aperta la cinta di sicurezza. Ho rischiato grosso, ragazzi, questo film. La tigre mi è passata da 3 centimetri perché c'era la cinta dell'accappatoio che penzolava, questa qui voleva giocare, mi ha fatto boom. Io ho sentito lo spostamento d'aria. Non parlavo più, mi sono imbogliato la lingua. Tanto è vero che nelle prime scene che voi vedete, quando faccio come qua, facevo il padrone bello, coraggioso, che non c'era la tigre a terra, ero pigliato la piana americana. Quando poi c'era la tigre io non parlavo più, non mi muovevo più. E alla fine, quando facevo sempre, quando non c'era il pubblico, che c'era la tigre, una cosa molto divertente, io dicevo sempre chi sono io? Il pubblico diceva il padrone del mondo. Quando c'era la tigre, il pubblico non c'era ed ero da solo al centro, c'era il povero macchinista da chi, dicevo chi sono io, stronzato? Silenzio, e questo fa il padrone del mondo. Erano le 3 del mattino, che ridere, no? Devo dire che è stato bravissimo a mantenere lo stesso. Plomba del corpo, lui per solidarietà, non è che mi rispondeva, perché chi sono io? Padrone del mondo. Marta Gastini. Per quello che mi riguarda, io posso davvero soltanto ringraziare Leonardo. Meglio questo? Sì. Posso davvero soltanto ringraziare Leonardo per avermi dato fiducia e per avermi donato questa possibilità meravigliosa che per me è davvero importante e spero di essermela giocata al meglio, insomma. Il film lo adoro,
veramente, sono di parte, però lo adoro, perché veramente c'è tutto, è un film che ti fa sorridere, ti fa ridere, ti fa pensare, ti fa riflettere, ti fa commuovere. E sono davvero contenta perché non ho soltanto, insomma, avuto questa magnifica possibilità di ricoprire un ruolo così, così bello, così tenero in un film così importante, ma perché davvero ho avuto modo, ho avuto la possibilità di lavorare con delle persone meravigliose che ringrazio veramente dalla prima all'ultima. E questo è tutto. Purtroppo non abbiamo lavorato insieme, mi sarebbe piaciuto tanto, però non sei meraviglioso. Per il cinema sì. 20. No, la panoramica è finita, io non ho più niente da dire, ringrazio tutti, già detto prima. Passerei la parola a Veronese o basta?